Ben ritrovati cari amici spettatori, il noto influencer 1727 nei giorni scorsi è stato coinvolto in un dibattito acceso con una signora chiamata Zi Monica e durante il dibattito si sono scambiati numerosi insulti e parolacce. Come al solito, bando alle ciance, vi lascio la clip. Vai a lavorare sul campo, raccogli i pomodori. Che compro? Ma che può comprare? Che compro, ma che può comprare? Oh, te vedo quando sei in diretta per tutto, te vedo. Quando sono venuti? Che può fare? Quando ci stanno i santi, te vedo. Quando ci stanno i santi? A te manchi i santi, te salvano. Ma un barino, ma un c***o. Ma te se non si vale di merda. Ma non vedi che stai? Oh. Ma tu sei ma senti povero, che non ti rotto il cazzo, senti, sei sto stento, tu sei una porchetta con le ruote, ma tu sei fatti, ma sei l'uomo dei piccoli, con io sei una scuola di paglia, ma io vi aiutarti con lui sei veramente un po' ti piacerebbe solo con loro. Dimmi, mi piace quando mi insulti un barico. Senti, falta un po' che sta dal cazzo. Io sono veramente vera, voi no. Che senti? Vera. Vera. Dalla rabbia. E a seguire Traffic e Gallagher ci danno un assaggio al loro spirito lirico durante un freestyle eseguita in una diretta. Oh. Bambolosco sei come Brumotti. Stupido negro, tu non giochi con chopstick. Ti guardi i miei occhi. Ti mangi gli gnocchi. Mi mortacci tua. Fai troppi gnocchi. E a seguire con la notizia del giorno, Benji, il leggendario portiere di Holly e Benji, è in vena di shopping. L'ex portiere ha dichiarato in un tweet di essere intenzionato ad acquisire non una, ma ben tre squadre di calcio. E le squadre su cui avrebbe messo gli occhi sarebbero il Barcellona, il Liverpool e la Juventus. Beh, di certo i fondi non gli mancano, dato che durante la sua carriera ha infranto e superato ogni tipo di record che molto probabilmente è umanamente impossibile replicare, senza contare sponsorizzazioni da svariati miliardi di euro nell'arco della sua carriera. Ed oltre a questo, Benji è uno dei principali investitori in diverse compagnie come la Red Bull, Netflix, TikTok e Volkswagen. Staremo a vedere se il suo intento di acquisire queste tre squadre andrà a buon fine oppure se verrà bloccato dalle leggi antitrust. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo e come sempre, se ci dovessero essere sviluppi, saremo qui in prima linea ad informarvi. Anche per oggi è tutto e ricordatevi, ogni passo che fanno, ogni respiro che emettono, se sono famosi, noi li osserveremo. Grazie e alla prossima!